6 anni che sono lontana da casa. Ho una mamma che mi ha abbandonata in una comunità educativa. Durante il Covid, se tu stai lontano da una persona e quella persona sa che tu sai superare un ostacolo, ti vuole ancora più bene quando la rincontrerai. Che è una comunità terapeutica riabilitativa protetta che ospita attualmente 12 minori tra i 12 e i 18 anni. Stiamo parlando di quadri di psicosi precoci, stiamo parlando di disturbi depressivi maggiori, di disturbi di personalità e comunque condizioni di una severità talmente tanto importante da precludere la possibilità di vivere una vita quotidiana. Per esempio, io e mia madre caratterialmente non andiamo minimamente d'accordo e questo faceva sì che lei avesse degli atteggiamenti poco consoni e che comunque non si comportasse da madre. Cioè, non potersi fidare della figura principale ti porta ad avere delle mancanze molto grosse e delle problematiche a livello di fiducia. Momento Covid. Ovviamente forse si amplificano le difficoltà. Come l'avete gestita? Diciamo che ce la siamo giocata un po' alla Benigni, nel senso come nella vita è bella, quindi li abbiamo in un certo senso chiusi in una bolla senza che se ne accorgessero. Se non c'era il Covid vedevo mia mamma 2 volte al mese e adesso col Covid veramente sto degenerando. Volevo salutare tutti i miei amici e volevo dire che tornerò presto con loro e torneremo a rivederci. Parti un pochino più difficili da rispettare è sicuramente il contatto fisico, perché comunque durante l'adolescenza l'aspetto del contatto, dell'abbraccio è un fattore molto importante. L'abbraccio per me è una grande cosa, perché io non ho mai ricevuto affetto. Sono una tanto affettuosa. Quindi è impossibile non abbracciare la gente. Con il Covid le difficoltà sono aumentate molto. Adesso, non potendo più fare nulla, si è chiusi tutto il giorno e i giorni sono tutti uguali comunque. Cosa ti aspetti sotto l'albero di Natale? Quest'anno penso niente. Per come sta andando penso niente. Credo che a Natale staremo tutti qua dentro. È bene o male? Beh, per me è un bene, perché lo passerò in un modo diverso e spero che sarà anche un bel Natale. Allora